questo video vi voglio presentare una delle mie mosche preferite per affrontare i torrenti pescando in caccia. Si tratta di un'imitazione di un tricottero. Questo che ho messo su è un amo del 12 serie Dry Fly Light di Arex. Inizio a posizionarmi con il filo di montaggio e mi porto verso la curvatura dell'amo. Taglio l'eccedenza e vado, quando arrivo quasi sulla curvatura dell'amo, a posizionare due piume di Cool de Canard di Swiss CDC, in questo caso colora ash, e vado a posizionare per la base. Ne fermo con un giro molto lento, non forte, e vado a portarle in questo modo e vado a portare fino ad arrivare alle punte. Qui fermo il tutto con un giro o due più, un pochino più forti, dopodiché mi risposto verso l'occhiello andando a coprire tutte le eccedenze fino ad arrivare a dove avevo iniziato con il filo di montaggio. Taglio le eccedenze che mi sono rimaste fuori. Continuo a coprire. A questo punto ritorno verso la curvatura dell'amo dove ho fermato le due piume. Prendo uno spezzone di tinsel Unimilar del 16 e lo leggo. E lo fermo vicino alle piume. A questo punto, per costruire il corpo, faccio un mix di questi due dubbing. Uno è un dubbing molto ispido, un l'Arctic Fur di Swiss CDC, e un dubbing un pochino più morbido, ma sempre con peli piuttosto lunghi, che è Lepre, sempre di Swiss CDC. Questo è il risultato del dubbing. Vado a creare un'asola. E con il filo di montaggio mi porto verso l'occhiello. Assicuro l'asola con l'apposito attrezzo e arrivato a mescolare un pochino il dubbing. Inserisco il dubbing dentro all'asola e cerco di distribuirlo lungo tutta la mia asola. Sono soddisfatto, giro. Elimino con le dita i peli eccedenti, troppo lunghi, fino ad avere un cordoncino piuttosto uniforme ma con diversi peli che escono dal cordoncino stesso.
questo punto non mi resta che girare un cordoncino a formare l'addome del mio insetto. Al punto dove sono fermato con il filo di montaggio, fermo l'asola e ne taglio l'eccedenza. Prendo il tinsel che vado a girare attorno al gambo dell'amo. Questo mi serve anche per assicurare il mio e rafforzare il corpo che ho appena fatto. Assicurato il tinsel, taglio l'eccedenza e vado a spazzolare per tirare fuori qualche peletto. Ribalto indietro le eccedenze di peli. Il mio corpo è fatto. Prendo le due piume che ribalto in avanti proprio ad imitazione dell'ala del tricottero. Posso aiutare anche con uno spillo di montaggio per cercare di aggiustare l'ala in modo da farla restare in asse con il corpo. A questo punto tiro sulla l'eccedenza più della piuma più in alto e taglio solo l'eccedenza della piuma che è rimasta sotto. In questo modo. Ricreo un'asola che vado a rifermare con l'apposito attrezzo. A questo punto prendo un po' di pelo di capriolo, sempre di Swiss CDC, vado a pareggiare una volta pareggiato. Una volta pareggiato lo taglio
prendendo una misura che sia circa uguale alla lunghezza del gambo del lama. E lo vado a inserire all'interno dell'asola. Maniera. Cerco di distribuire un pelo in maniera uniforme nell'asola. Dopodiché giro l'apposito attrezzo per creare il cordoncino. Il pelo. A questo punto fermo il tutto e vado a creare le antenne del mio insetto. Per fare questo, come in tutti i tricotteri, io uso sempre due fibre di bronze mallard, perché trovo che siano fibre veramente resistenti. E le vado a posizionare davanti all'eccedenza della piuma, proprio a ridosso dell'occhiello dell'amo. In questa maniera. Un po' ne taglio l'eccedente. A questo punto non mi resta che prendere il mio cordoncino di pelo di capriolo e andarlo a girare attorno al lama, dietro e poi davanti all'eccedenza della piuma. Quando vado davanti cerco di tirare indietro tutte le punte che sono rimaste. In questa maniera. Fermo il tutto. E taglio. Resta che prendere l'eccedenza che avevo lasciato, ribaltarla in avanti, a dividere le punte di capriolo che mi sono rimaste nella parte superiore dell'amo. E dopodiché vado a tagliarla. A questo punto prendo l'apposito attrezzo e vado a chiudere con il nodo di chiusura. Il filo elimino eventuali
peli rimasti eccedenti l'occhiello e vado a dividere le antenne. A questo punto non mi resta che gestire il pelo di capriolo andando a scaldare la punta del mio spillo e dividendo nella parte inferiore proprio il pelo. Con una piccola goccia di Attac vado a fermare definitivamente il pelo di capriolo, le punte di pelo di capriolo al di sotto della. Riscaldando nuovamente la punta del mio spillo, modello leggermente le zampe. Ecco come apparirà al di sotto la mia mosca. Ottimo galleggiamento dato dall'apertura del pelo di capriolo, ottima pattinatura in quanto rimane piuttosto piatta sull'acqua e grande galleggiabilità fornita da questa sacca vuota formata dalle ali, quindi una mosca di buon movimento e dotata di grande visibilità e galleggiabilità. Come sempre spero vi sia piaciuta, alla prossima.